tutti, il nuovo video relativo alla Real Life Witchcraft, il progetto di pratica e di consigli quotidiani per poter celebrare e per potersi connettere meglio con le energie che in questo caso sono della lunazione di dicembre. La lunazione, come sapete, va dal primo giorno di luna crescente fino alla luna nuova, oppure dalla luna nuova fino all'ultimo giorno di luna calante, e per celebrare la lunazione di dicembre vi ho portato 6 consigli. Numero 1, fare offerta agli alberi spogli. Gli alberi spogli sono gli alberi che durante l'estate e la primavera hanno dato tutti i loro frutti e quindi hanno permesso al ciclo vitale degli animali e anche delle persone di continuare, perciò fare delle offerte per rendere onore di questo sacrificio. 2, bruciare incenso alla viola. La profumazione alla viola è una delle profumazioni consigliate di questa lunazione. Se non avete l'incenso alla viola, avete dei fiori essiccati di viola, va bene lo stesso. Però appunto bruciare dell'incenso alla viola per connettersi alle energie di questa lunazione. 3, l'allontanamento delle persone negative. La luna della quercia è particolarmente importante per questo, quindi se ci sono delle persone negative che volete togliere dalla vostra vita è il momento di farlo. Le persone negative non sono necessariamente quelle che, non lo so, con cui tagliare i ponti, diciamo, al 100%. Per esempio, magari dei colleghi di lavoro non possiamo tagliare i ponti al 100% perché sennò non lavoriamo, però possiamo togliere quelle persone dalla nostra vita nel momento in cui diventa la nostra vita personale, cioè fino al lavoro, ok, fuori dal lavoro scordati che vengo a prendere un caffè, che vengo a mangiare una pizza, che vengo a bere una birra con te, eccetera, eccetera. Oppure togliere proprio al 100% se sono amicizie che insomma vi rovinano perché vi sfruttano, perché vi insultano, perché. Ciao, togliete tutte le persone che vi fanno sentire a disagio, togliete tutte le persone della vostra vita che insomma vi procurano male, ok? Anche quelli che vi usano come scaricatoio, cosa che provo spesso io, cioè quelli che arrivano e vi scrivono: oggi mi è successo questo, 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 quest'altro, che cosa posso fare? E qui e là è arrivato questo, mi ha detto quest'altro, è arrivato quest'altro, mi ha detto questo, e bla 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 bla. Perché sono semplicemente voi diventate il loro pozzo dove scaricare tutta la loro negatività e anche no grazie. Poi, 4, lasciare delle offerte di cibo in natura. Questo più che altro è legato a una cosa pratica, nel senso che gli animali e le piante ovviamente faticano a trovare cibo durante l'inverno, perciò a cavallo fra l'autunno e l'inverno, perché la lunazione è a cavallo fra l'autunno e l'inverno, perciò fare in questo modo, lasciatele sempre lontano dai centri abitati, di modo che se gli animali trovano cibo non pensino che più si avvicinano all'uomo più troveranno del cibo, quindi sempre lontano dai centri abitati, se possibile in luoghi anche un po' nascosti, tipo boschi, tipo insomma posti un po' nascosti anche alla vista di altri uomini. 5. Affrontare le proprie ombre, i propri limiti e le proprie paure, quello che in inglese viene comunemente chiamato the shadow work, quindi il lavoro con le proprie ombre. Affrontate i vostri limiti e le vostre paure. Non è necessario sconfiggerli, ma l'importante è accettarli, nel senso che ci sono dei limiti e delle paure che possono essere sconfitti, tipo, faccio esempi classici, tipo la paura del buio, oppure ho paura, oppure non lo so, non riesco a parlare davanti a 100 persone perché ho l'ansia, eccetera, eccetera, oppure non riesco a fare un discorso neanche con una persona perché ho l'ansia, eccetera, eccetera. Queste sono cose che si possono sconfiggere, ma ci sono anche paure e limiti che in realtà non possono essere sconfitti perché ormai fanno parte di noi per delle esperienze che sono successe o per altre cose, però vanno perlomeno accettate. Ok? E infine 6, vestire di nero per onorare le ombre e l'oscurità. Questo è legato al fatto che siamo nel periodo buio, perciò Yule poi è l'apice del periodo buio, quindi siamo nel periodo buio, onorare le ombre, lavorare con le ombre è il momento migliore sicuramente per farlo, anche solo appunto onorarle, renderle onore. Ricordatevi che senza le ombre non c'è la luce, senza la luce non ci sono le ombre, quindi oltre a onorare la luce bisogna anche onorare le ombre. Detto questo, finisce qui questo video della Real Life Witchcraft. Dal prossimo video, partiamo direttamente con Imbolc, che sarà la Real Life Witchcraft dei Sabbath. Perciò ci sarà un video non ogni mese, ma ogni sabato, ok? Quindi il prossimo video ci vediamo con cosa fare per Imbolc e non per Yule, perché la lunazione comunque si accavallerebbe, vabbè, è tutto un casino così. E quindi noi ci vediamo per il Real Life Witchcraft di Imbolc. Io vi lascio un enorme bacione e noi ci vediamo al prossimo video.
Grazie.